il vantaggio, diciamo, la cosa positiva rispetto a questo atto di delega e al relativo accordo di attuazione è che questa volta sono stati consultati gli organi rappresentativi dei diritti delle famiglie e delle persone disabili. E quindi devo dire che ho poco da commentare rispetto a questo, nel senso che non potrei mai, pur avendo le mie, diciamo, personali opinioni, contrastare con quelle che sono le volontà, gli accordi presi, magari anche accettando dei compromessi, però questo, insomma, è come tutte le cose, da parte appunto della Consulta Regionale Associazioni Disabili, che è l'organo, diciamo, più alto a livello gerarchico, di sussidiarietà, diciamo così, rispetto a quella che è la rappresentanza dei diritti delle famiglie e persone disabili. Però, siccome devo sempre mettere i puntini sulle i, c'è un aspetto che non mi convince e che assolutamente disapprovo, e che è proprio quella parte che non è stata concordata insieme alle famiglie, non so per quale motivo, e che io ritengo sia importante, fondamentale. Si tratta di 20 euro al giorno per la funzione respiro. No, non sono dentro la delibera regionale, sono, tra l'altro, la domanda era se era comunque che l'azienda sanitaria aveva fissato questa tariffa giornaliera per la funzione respiro, e non era stato argomento. Lei mi ha confermato nella domanda che effettivamente è l'azienda sanitaria che ha deciso questi 20 euro per la funzione respiro. Ecco, io ritengo che la funzione respiro, come viene chiamata, sia un intervento fondamentale per le famiglie, che fino ad oggi era gratuita, assessore, per questo ritengo di mettere questo puntino sulla I che mancava, perché fino ad oggi effettivamente era gratuita, ma perché è totalmente diverso come servizio rispetto a quello che è il servizio residenziale o diurno, che coinvolge 365 giorni l'anno o più o meno. La funzione respiro, sappiamo tutti, viene chiamata così perché rappresenta un respiro nell'arco dell'anno da parte della famiglia, soprattutto la famiglia che ha a casa la persona disabile, perché chi ce l'ha al servizio residenziale è già inserita in struttura, chi usufruisce solo del servizio diurno ha bisogno di qualche giorno l'anno per emergenze legate spesso a ricoveri ospedalieri del familiare che si prende cura della persona disabile. Fino alla firma di questo accordo di attuazione la famiglia non pagava alcun intervento, perché si trattava comunque appunto di un intervento di emergenza e che riguardava appunto il respiro della famiglia qualche giorno l'anno per poter concedersi anche purtroppo dei giorni obbligatori, perché quando vieni ricoverato in ospedale non sai a chi lasciare la persona disabile, la devi lasciare in struttura e di conseguenza hai bisogno di questo servizio come emergenza più che come funzione respiro. Quindi passare da 0 a 20 euro al giorno senza un criterio come quello che è stato effettuato sul discorso della compartecipazione alla rata per il servizio residenziale diurno, quindi 20 euro al giorno per chiunque, per qualunque famiglia, nonostante il reddito, potrebbe generare innanzitutto una diminuzione di domanda di questo servizio, che è un servizio essenziale e importante per la famiglia, e è stato chiamato funzione respiro proprio per questo motivo. E quindi una diminuzione di domanda del servizio non significa che la famiglia non ne ha più bisogno, ma significa che qualche famiglia purtroppo potrebbe rischiare di rinunciare al servizio proprio perché è troppo oneroso, perché questi 20 euro al giorno potrebbero rappresentare, proprio perché non sono commisurati a nessun reddito ISE o reddito personale del disabile, ma sono fissi per tutti, io ritengo che sia stato adottato un criterio sbagliato. Tutti gli altri criteri che sono stati adottati per la compartecipazione alla spesa residenziale diurna, a prescindere dall'essere stati concordati con le associazioni di categoria, comunque hanno un ragionamento di fondo, sono stati appunto veramente
misurati nel dettaglio rispetto al reddito, rispetto a tantissime altre, insomma l'abbiamo visto nell'accordo di attuazione molto dettagliato. Non capisco questo discorso della tariffa fissa per la funzione respiro, che appunto potrebbe generare questo tipo di discriminazione. Io queste cose veramente, cioè l'intervento, che l'assessore è un po' disturbato rispetto agli interventi, non è che lo faccio per, voglio dire, mettere sempre, disturbare quello che è stato un lavoro sicuramente eccellente, perché fra l'altro coinvolgere le associazioni, riunirsi a un tavolo, mettersi d'accordo, sicuramente è stato duro, è stato un lavoro, sì, che è costato tempo, che è costato buona volontà da parte anche delle istituzioni. Io non voglio negare questo, non voglio togliere questo rispetto all'atto di delega e all'accordo di attuazione, lo riconosco. Certo è che se poi vedo qualcosa che mi fa interrogare, che mi fa dubitare nel dettaglio, nel senso che non voglio togliere niente al resto, però nel dettaglio questo discorso specifico che riguarda la funzione respiro mi fa pensare, insomma, e quindi sì, rispetto a tutto il resto mi dispiace che un lavoro fatto così in maniera oculata e ragionata e concordata con le associazioni poi mi ha stupito trovare, diciamo, questa parte che ritengo assolutamente negativa. E quindi io anticipo già il voto, non sarà un voto contrario, ma purtroppo per questo motivo non mi sento di votare completamente a favore di questo atto di delega, anche se la responsabilità è sicuramente dell'azienda sanitaria che ha fatto questo tipo di proposta, però anche l'assemblea dei sindaci l'hanno votata, quindi io non mi sento di approvare i 20 euro al giorno alla funzione respiro, quindi anticipo già, ascolterò se l'assessore vuole dire qualcosa oppure no, però sì, dovrò dare un voto di astensione. Altri iscritti a parlare?